l'attacco è la difesa. Rovesciando un antico detto, l'Atalanta fa suo l'anticipo della 10 giornata di Serie A, e lascia a mani vuote il Parma, battuto 3-0, dopo un primo tempo dominato dai nerazzurri dal punto di vista del possesso palla, ma ricco di errori da una parte e dall'altra, il match si accende nella seconda frazione del gioco, dove un'autorete sfortunata di Gagliolo dà il via alla vittoria dei bergamaschi. La reazione degli emiliani non è sufficiente per riequilibrare il punteggio e così l'Atalanta, grazie ai suoi centrali difensivi, mette al sicuro il risultato. I padroni di casa impostano subito il loro gioco di grande aggressività e chiudono gli ospiti nella propria metà campo, senza lasciar loro la possibilità di ripartire. Di occasioni limpide però, se non qualche conclusione dalla distanza, non se ne vede. Mentre la formazione di D'Aversa ha sfiorato due volte il vantaggio a metà primo tempo, il protagonista è Ceravolo che, sugli sviluppi da fare, prima gira di testa non trovando rispetto della porta e poi prova la magia di Carlo, con Berisha bravissimo a chiudere lo specchio e respingere il suo tentativo. La chance in gol dei primi 45 minuti per i bergamaschi è invece il colpo di testa ravvicinato di Berou, su cui Seppe dice di no recuperando a un suo precedente errore. Più vivace l'avvio di ripresa, con Gomez che spara alto da buonissima posizione, mentre dall'altro lato del campo è Palomino a salvare i suoi. Siligardi prova a piazzare la sfera dal limite dell'area, sulla ribattuta ci riprova Gervino da due passi. Ma il centrale argentino si oppone alla grande inciolata. La gara non sembra sbloccarsi, ma al 55esimo arriva l'episodio che porta avanti i padroni di casa. De Roon recupera palla sulla tre quarti, Ilicic va al tiro e, sulla respinta di Seppe, la palla carambola sul Gagliolo che va a segno nella porta sbagliata. Il vantaggio sblocca mentalmente i giocatori di Gasperini, vicini al raddoppio con una tripla conclusione dei suoi attaccanti. Il 2-0 arriva, ma la firma è quella di un difensore, Palomino, che, sulla spizzata di Mancini, sotto porta deposita in rete col piede sinistro. Il centrale italiano, dopo aver fornito l'assist, si prende la gloria personale a 10 minuti dal termine, strittando ancora un calcio piazzato, un limite per l'Atalanta nelle prime giornate, trasformando il definitivo 3-0 che proietta nerazzurri a meno 1 dal Parma.